dell'arrampicata mi piace la sfida, la difficoltà, cercare un itinerario nuovo o comunque di mettermi davanti a una sfida che inizialmente può sembrare impossibile. Come in un gioco, con un cubo di Rubik, con un rebus, cercare la soluzione migliore per risolvere il problema. Ho cominciato ad arrampicare al covolo più o meno quando avevo 15-16 anni e ricordo ancora la prima volta quando sono venuto qua su questi strapiombi molto aggettanti, quanta difficoltà avevo nel cercare di rimanere attaccato. Era per me una seconda casa, un luogo dove potermi rifugiare, dove poter sfogare la mia necessità di verticalità, di vuoto, di ricerca personale. Il covolo per me è sempre stato veramente un posto dove potermi esprimere. A causa delle molte limitazioni, del periodo di restrizioni, era assolutamente impossibile andare molto in giro a scalare, cercare nuove avventure. Infatti, dopo il lungo lockdown, sono tornato qua. Ho voluto cercare qualcosa di nuovo, una linea che non era ancora stata salita, un tratto di roccia che potesse darmi nuove emozioni. Allora da lì un giorno mi sono calato dall'alto e vedevo che poteva esserci una linea, un qualcosa che potesse stimolare la mia creatività e soprattutto mettermi alla prova. Quando ho iniziato a provare la via, realmente alcune sequenze non ero in grado di capire come poter rimanere attaccato, come riuscire a posizionare i piedi, perché è un tratto di roccia molto liscio, comprese molto piccole, e quindi devi sia essere tecnico ma anche molto forte. Aver realizzato qualcosa di più, qualcosa di nuovo, per me è un valore aggiunto e a questa via per me ha significato molto. Ho chiamato questa via Musa perché per me l'arrampicata è fonte di ispirazione, di motivazione. Un modo per resistere alle difficoltà di tutti i giorni. Mi auguro che questo tratto di roccia possa essere da stimolo per tanti altri.